Omnibus. Attualità, religione e cultura. Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Si svolgerà il 25 e il 26 maggio a Roma la prima giornata mondiale dei bambini e delle bambine. E noi oggi ne parleremo con Padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'iniziativa e direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Padre Enzo, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito, è per noi veramente una grande gioia. Pace e bene a tutti i siciliani. Papa Francesco lo scorso 8 dicembre ha annunciato la prima giornata mondiale dei bambini e delle bambine, consegnandoci una domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Invitandoci a riflettere sulle ferite, i dolori, le sofferenze che stiamo causando ai bambini, ma anche a ripartire dai più piccoli e dalle più piccole, riprendendo il loro sguardo, la loro bellezza, la loro purezza. Padre Enzo, che cosa dovrebbe significare per tutti e per tutte cogliere la potenza e la forza di questa richiesta di Papa Francesco? Credo significa mettere ordine in questo nostro pianeta, in questo nostro mondo che è sempre impazzito tra guerre, aggressività, inquinamento, disuguaglianze sociali. Il Papa sta mettendo al centro i bambini perché gli adulti possano rispondere a una domanda che lui già aveva posto nella Laudato Si: che futuro vogliamo consegnare ai nostri figli? Ecco, questa credo sia una domanda fondamentale che non riguarda solo il ricco e il povero, i potenti o i governanti, i semplici cristiani, ma davvero riguarda tutti. E nella misura in cui noi rispondiamo responsabilmente a questa domanda, a questo interrogativo lacerante ma anche entusiasmante, ci aiuta a mettere ordine. Io parto sempre da domande molto semplici, cioè: voglio che il mio bambino viva in un ambiente pulito? Voglio che il mio bambino respiri aria pulita? Voglio che il mio bambino mangi cibi buoni? Che sono le principali domande. E poi c'è una fetta di mondo che purtroppo vede i bambini vittime di tratte, vittime delle guerre. Non dimentichiamo che purtroppo, tragicamente, nei conflitti in atto a volte i bambini sono protagonisti di tragedie immani. Ecco, Papa Francesco ci invita a costruire un mondo a misura di bambini. Come tema per l'iniziativa Papa Francesco ha scelto un passo dell'Apocalisse, dove Cristo afferma di sé: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Qui possiamo cogliere l'invito, diciamo, a vivere, a cogliere l'aspetto della novità nel nostro quotidiano. Come interiorizzare e vivere concretamente dunque questo passo del Vangelo? Credo che i bambini sono di per sé la novità. Quando in una famiglia viene alla luce un bambino, nasce un bambino, quella famiglia è in festa, gioisce e rappresentano una nuova vita. Io faccio nuove tutte le cose, il Papa prende spunto dal testo dell'Apocalisse che ci apre alla gioia del paradiso, che noi possiamo anticipare con scelte, piccoli gesti, piccoli passi ogni giorno, mettendo al centro loro. Noi sappiamo il grande desiderio che hanno i bambini di vivere in pace, il grande desiderio che hanno i bambini di aiutare gli altri, il grande desiderio di vivere nella luce, non nel buio. Sono tutti aspetti che Papa poi ha declinato in quello che è stato il messaggio che ha inviato il 2 febbraio agli uomini di buona volontà. Padre Enzo, spesso però noi adulti dimentichiamo di essere stati bambini e bambine. Invece perché è importante ricordarcelo e soprattutto custodire questa dimensione interiore nella nostra vita? Perché abbiamo bisogno di far sì che l'aggettivo possessivo che impariamo da piccoli, mio, diventa un aggettivo di appartenenza. Come lo vivono i bambini? Sentirsi persone che fanno parte di un mondo e non che invece si girano dall'altra parte. Sentirsi persone che hanno a cuore la purezza delle relazioni, la purezza dello sguardo. Ecco, io credo che sono valori che siamo chiamati a recuperare, ma soprattutto quel grande desiderio di pace che l'adulto è chiamato a non spegnere.
Ci racconti adesso dell'entusiasmo, dell'amore, del bene che sta generando questa iniziativa? Cosa sta smuovendo nello specifico? Cosa ha notato? Sto notando che c'è un grandissimo entusiasmo, una straordinaria partecipazione. So che dalla Sicilia arriveranno oltre 1500 bambini, quindi davvero c'è una mobilitazione generale ed è una cosa bellissima. Io mi permetto di suggerire di andare a vedere il sito giornatamondialedeibambini.org, dove si trovano poi anche tutti i disegni, i temi, le poesie che stanno inviando al comitato e che porteremo a Papa Francesco. Ed è bello anche le domande che i bambini stanno preparando per il Papa, perché i protagonisti saranno i bambini con Papa Francesco. Il primo giorno, sabato pomeriggio, ci troveremo tutti allo Stadio Olimpico, sarà una grande festa con artisti, calciatori, con i sogni dei bambini, le loro testimonianze e poi soprattutto, un momento centrale, il dialogo tra il Papa e i bambini. E il giorno dopo, domenica invece, alle 10:30, tutti a Piazza San Pietro per quella che sarà la festa della fede, la festa con Gesù. Il Papa presiderà la messa. Ci saranno 1500 bambini che vengono da tutta Italia, che compongono il grande coro dello Zecchino d'Oro e che animeranno con canti e con la loro festosità questi due momenti. Padre Enzo, volendo un po' più approfondire i percorsi che avete individuato, spiritualità, solidarietà e cultura, ci può dire qualcosa in più? Intanto la vita ha bisogno di significati, il perché dei bambini che lanciano con insistenza ai genitori sono questa ricerca di senso e di significato, quindi il primo percorso è spirituale e risponde a queste domande. Il secondo percorso è prendersi cura degli altri, e cioè la solidarietà. Essere solidali significa che non vogliamo vivere in un mondo da egoisti, ma a contatto con gli altri, in relazione con gli altri. Ed infine quello artistico. Questo nostro mondo è bellissimo. E quindi prendere coscienza dei monumenti della fede, dei monumenti della cultura, per far sì che noi non sporchiamo questo mondo, ma lo rendiamo sempre più pulito. Parliamo un po' del livello locale, infatti ogni diocesi è invitata a vivere questo momento. Cosa si aspetta? Cosa si augura? Mi auguro che tutti i vescovi, i pastori, ma anche i sindaci possano mettere in atto delle iniziative che vedono coinvolti i bambini. Tutto questo è lasciato davvero alla creatività e alla fantasia dei pastori, dei sindaci. E quindi vedo in tutta Italia, in tutto il mondo, realtà che si mettono insieme e anche si collegano con quello che sta avvenendo a Roma. Prima lei diceva un mondo a misura di bambini, ma anche una chiesa a misura di bambini. Quando, secondo lei, la chiesa, oltre a essere madre, è anche bambina? Quando parla un linguaggio semplice, quando si fa capire dai più piccoli, quando arriva al cuore dei più piccoli, quando testimonia la bellezza del Vangelo, e allora sì, è una chiesa che diventa semplice e in questo senso diventa più bambina ma contemporaneamente più adulta. Ricordiamo che l'evento è previsto per il 25 e il 26 maggio, sarà un evento di gioia, sarà un evento che colorerà le nostre anime. Prima di salutarla, Padre Enzo, le chiederei il suo messaggio personale da rivolgere ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici e poi soprattutto alle bambine e ai bambini. Mi permetto di dire a nome del Papa che lui vi sta aspettando a Roma. Quindi, cari bambini, care bambine, dite ai vostri genitori, ai vostri sacerdoti, ai vostri catechisti, alle vostre maestre, ai responsabili di associazioni, il Papa ci vuole a Roma, noi dobbiamo andare e sarà la grande festa dei bambini del mondo. E infatti dei bambini del mondo, perché sono previste la presenza di diverse nazioni. Sì, oltre 60 nazioni, quindi e intanto possono inviare anche dei disegni, dei temi, delle domande che vogliono fare al Papa e sarà bellissimo perché stanno già arrivando davvero tanti disegni, tanti colori da parte dei bambini. Possono andare sul sito Giornata Mondiale dei Bambini e lì trovano tutte le indicazioni. Poi i bambini sono bravi più degli adulti con la tecnologia. E quindi aspettiamo anche questa interazione. E poi io mi permetto di dare l'appuntamento ogni sera su
sulla mia pagina Facebook, dove ragguaglio continuamente e do informazioni per la giornata mondiale dei bambini alle 20:50 per Buonasera Brava Gente. Dalle sue parole, dal suo tono di voce, ci sta trasmettendo la gioia e l'emozione che sta vivendo in questi giorni per l'organizzazione di questa giornata. Cosa sta significando per lei? Io penso che per la prima volta nella storia dell'umanità vedremo migliaia di bambini insieme, non è mai accaduto. Quando penso a questo momento, il cuore non può che riempirsi di gioia e penso davvero a due giorni di purezza, perché i bambini sono questo. Padre Enzo, grazie per essere stato con noi e speriamo anche noi di essere lì a Roma il 25 e il 26. Ci vediamo sicuramente, voi accreditatevi, vi aspettiamo. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.